Con Lara Rongoni, una delle curatrici di Incontri Roma Fest a Roma, a Largo Venue, 10 e 11 ottobre 2020. Lara, ben trovata. Federico, sono contentissima di risentirti. Anch'io. E che cos'è questa creatura? Si tratta di un festival ideato da tre ragazze durante il lockdown con lavori differenti e che non avevano niente da fare durante il lockdown e hanno detto, inventiamoci qualcosa. E quindi abbiamo pensato di organizzare un festival dedicato ai quartieri di Roma Est, in particolar modo Tor Pignattara, Pigneto Preneste, e che raccontasse un po' la vita dell'arte, musica e spettacolo durante il lockdown. Quindi incontri perché speriamo di incontrarci dal vivo, dopo che siamo stati per un periodo rinchiusi e dopo che vediamo limitare un po' le nostre libertà. Il festival è composto da un'esposizione artistica di 30 opere, di cui 20 artisti, diciamo, professionisti importanti che vengono da tutta Italia e 10 selezionati da una call, e sono 10 artisti di Roma Est. Poi ci saranno due concerti, i Giuda e i Mengis, tutte e due le sere perché purtroppo causa Covid i posti sono limitatissimi e DJ set e selezioni musicali tutto il giorno, aperitivo, quindi si sta bene in giardino dell'Ottoparata Romana e la domenica c'è un dibattito, incontri con attori e esponenti del mondo dell'arte, della musica, dello spettacolo importanti che se vuoi dopo ti racconto. La call, in che direzioni vi siete mosse? Abbiamo fatto una call attraverso un bando tramite una call di internet, hanno aderito tanti artisti di Roma Est e poi ne hanno selezionati 10. L'esposizione artistica abbraccia un po' tutti i generi, fotografia, pittura, illustrazione, fumetto e quindi diciamo che anche nella categoria degli emergenti, quindi attraverso questa application form di questa call, abbiamo selezionato opere di varia natura, ecco. Abbiamo già fatto anche due anteprime, una da Miss Vine a Tor Pignattara, con quattro opere e una da Radiation Record al Pigneto. Sono state due anteprime molto carine, bello. Quindi comunque avete avuto dei criteri estetici personali, insomma, avete seguito il vostro gusto. Beh, questo ovviamente sì, l'arte è soggettiva, diciamo, però ecco, diciamo che tutte le opere sono unite da un fil rouge, che è quello che siano state realizzate durante il lockdown. Quindi sono comunque unite da un filo conduttore, poi chiaramente la scelta è stata opera nostra. Diciamo delle caratteristiche spazio-tempo, il lockdown e le zone di Roma. Esatto. Senti, come saranno articolate le 2 giornate? Tutti i 2 giorni apriamo intorno alle 5:30, comunque tardo pomeriggio, aperitivo di benvenuto, selezioni musicali tutto il tempo. Il sabato ci sono Cosmic 70 con Enrico Kibbe, poi ci sono le Chicas Boom e tanti altri. Poi l'esposizione artistica è sempre chiaramente permanente e la sera alle 22 abbiamo concerto dei Mengis e a seguire concerto dei Giuda. Il giorno dopo, stessa cosa, si apre tardo pomeriggio, esposizione artistica permanente, DJ set, selezioni musicali, aperitivo, eccetera. Alle 19 c'è un dibattito moderato da Graziano Graziani alla presenza di Camilla Filippi, Fahim Bouyam, Simone Liberati, Andreco, Giorgio De Finis e Kento. E finito il dibattito, che si svolgerà più o meno tra le 19, le 20, 20 e 30, alle 21, quindi un'ora prima perché la domenica sera e lunedì si va a lavorare, iniziano i concerti, sempre prima i Menges e poi Giuda. Quindi una 2 giornate dal pomeriggio fino alla nottata, ecco. Sperando che non esca un decreto che ci faccia andare alle ore 11. Per tutti i dettagli e le informazioni sul web. Abbiamo sia un sito internet che è www.incontriromafest.com e poi Facebook e Instagram ovviamente col nome del festival. Incontri Roma Fest a Roma, Largo Venue, 10 e 11 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Lara Rongoni. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un bacio anche a te, mi raccomando, prenditi i biglietti per la domenica perché il sabato è sold out, perché l'evento è gratuito.